inserito dal Ministero dell'Istruzione nelle tracce dell'esame di maturità del 2021 e questo volume, La sola colpa di essere nati, ha portato di nuovo l'attenzione sulla problematica del razzismo. Perché abbinare questa particolare tematica nella più ampia riflessione su Matteotti contro le guerre? Perché il razzismo è una forma di odio e la guerra si basa sull'odio. Ora, l'odio, la differenza tra le persone, è quel carattere tipico della nostra natura umana che ci spinge a questi comportamenti totalmente folli e irrazionali. L'essere umano è l'unico in natura a compiere questi gesti gratuitamente. Noi siamo degli animali, perdonatemi, evoluti abbastanza male. In natura si assiste a uno spettacolo che può sembrare molto cruento, l'uccisione tra le varie creature, ma dettato da ragioni di sopravvivenza oggettiva, necessaria. Si uccide per sopravvivere nella legge della giungla, si uccide per mangiare, non si uccide per la gratuità o per il potere. Questa caratteristica che invece ha avvelenato le menti degli uomini, oggi deve essere sradicata. Noi abbiamo il preciso dovere civile e morale, nel rispetto anche e soprattutto dell'operato di Giacomo Matteotti, di impegnarci in tal senso. Per questo io ringrazio l'amministrazione comunale, l'ANPI, la Lega Non Bavaglio, la CGIL, tutti voi intervenuti, amici e relatori, perché ci stiamo dando la possibilità di scegliere di dare questo nostro contributo. Ci stiamo dando la possibilità di poterci sacrificare come novelli Matteotti per un bene supremo, per un bene più alto. Noi siamo qui oggi per condividere delle idee, ma anche per scegliere di poter essere operativi. Parlavo prima della coerenza di Matteotti e con questo chiudo. Matteotti, nella sua profonda coerenza e nella sua profonda etica, scelse di andare incontro fino anche alla morte, pur di tener fede ai suoi principi. Non si tirò indietro, si spinse fino all'estremo sacrificio perché voleva combattere quel regime dittatoriale che stava spingendo verso un'altra guerra insana il nostro popolo, l'Italia, unitamente a tutti gli altri popoli coinvolti. Matteotti avrebbe pronunciato probabilmente un discorso che andava a toccare temi d'ordine della guerra, anche se in altro senso. Erano temi capitalisti che riguardavano gli affari del governo, del fratello di Mussolini, del duce stesso, della famiglia reale, dello scandalo della Sinclair Oil, le tangenti petrolifere. Matteotti non stava facendo una politica socialista fino a se stesso, una politica parlamentare. Stava parlando di interessi che trascendevano la semplicità della vita quotidiana e guardavano al futuro del paese, guardavano e condannavano un comportamento, un atteggiamento che era lesivo degli interessi del popolo. La sua lotta contro quel capitalismo becero, contro un capitalismo che era a beneficio dei pochi, dell'elite governante, gli costò la vita. Era perfettamente documentato perché Matteotti viaggiava, aveva amicizie in varie parti d'Europa, come negli Stati Uniti, e aveva avuto modo di accedere a dossier riservati tramite i servizi inglesi, gli amici laburisti inglesi, tramite i servizi americani. Lui fu rapito e ucciso non già per il discorso del 30 maggio che denunciò il periodo elettorale, quanto per quello che avrebbe potuto dire. Ecco, questo è il Matteotti che combatteva le guerre. Combatteva anche le guerre economiche, quelle che effettivamente ancora oggi sollecitano gli interessi dei molti, perché per il profitto dei pochi che perdono la vita i cittadini di tutto quanto il mondo. Grazie signori. Grazie mille, naturalmente anch'io mi unisco ai ringraziamenti a tutti gli organizzatori, a voi presenti e a tutti i relatori che hanno già parlato per gli interventi stimolanti. Riprenderò alcune cose, alcune anche un po' che hanno un po' di dibattito.
perché secondo me la figura di Matteotti e il suo antimilitarismo e la sua intuizione dell'obiezione di coscienza su questo tipo di qualcosa va oltre la dicotomia tra pacifista armato e disarmato, ma ci dà delle indicazioni non solo pari all'attuale dell'attualità, questa è la parte conclusiva, ma che anche noi dobbiamo leggere anche nel contesto storico in contemporanea a quello che accadeva, perché per esempio una contrapposizione con la scelta anche estrema a violenza di Gandhi è fuori luogo, perché in realtà sono contemporanee queste elaborazioni. Noi spesso non pensiamo a questo, ma gli anni in cui Matteotti inizia a elaborare le sue intuizioni antimilitariste sono i primi anni in cui in Europa arrivano le indicazioni da Thoreau sulla disobbedienza civile e l'obiezione della spesa fiscale contro la guerra, sono gli anni della conversione nella parte finale della vita di Tolstoi, citiamo che i russi sono anche non violenti alcuni, e quindi sono gli scambi delle lettere tra Gandhi e Tolstoi, e quindi l'elaborazione degli esperimenti con la verità di Gandhi. Cioè quando Matteotti nel 24 con l'estremo sacrificio insomma viene interrotta la sua vita dalla violenza fascista, ancora non c'è l'elaborazione totale della non violenza organizzata del Novecento, che sarà proprio nel sviluppo negli anni successivi, ma la sua morte contribuisce al suo sviluppo in Italia, e questo penso sia un'indicazione storica fondamentale, non solo perché il grande filosofo e attivista della non violenza in Italia, Aldo Gabellini, mette nel panto della non violenza da subito Matteotti, dice: c'è Gandhi, grande anima del mondo orientale, la nostra grande anima in Italia è Giacomo Matteotti. Cioè, quindi questa è subito un'indicazione fondamentale. Insieme a Mazzini e San Francesco, no? Cioè, quindi da una parte quella che doveva essere la riforma verso la non violenza di tipo spirituale e religioso, e l'altra di tipo politico e socialista e repubblicano. Questo perché tutti condividevano una posizione antimilitarista, è stato detto benissimo, che andava alle cause. Il pacifismo, quello che viene dall'Ottocento, è superato da Matteotti, ma in maniera radicale. E infatti, se l'unico premio Nobel italiano per la pace, dopo Moneta, poi si schiera per la guerra, Matteotti non cade nel tranello. Perché? Perché lui dice, è stato detto benissimo, che la guerra è il capitalismo crudo, no? Cioè, la guerra mette a nudo quelli che sono gli strumenti del capitalismo, che sono proprio l'oppressione dei popoli attraverso il militarismo, il nazionalismo, il razzismo e la burocrazia. Tutte queste e poi le migliori energie, sia umane che economiche, allo sviluppo civile, al progresso civile, al superamento della povertà, perché già allora le spese militari erano enormi e si andavano infatti verso la guerra, così come oggi, dopo che abbiamo continuato a spendere dalla guerra del muro di Berlino sempre più soldi in armi rispetto alla guerra fredda, siamo quindi di nuovo nel ciclo delle guerre in Europa, no? Non è un caso. E allora qual è poi la grande intuizione proprio attiva di Matteotti che lo distingue dal pacifismo? Perché la non violenza è un'altra cosa rispetto al pacifismo, la non violenza è quell'attitudine a un metodo di lotta, no? Per questo è proprio attiva, perché non è mai lenta. E quindi Matteotti intuisce anche quelle espressioni forti che poi possono essere e sono state interpretate anche subito dopo in vari modi, per esempio quella di insurrezione che viene ricordata, intuisce quale può essere una chiave della resistenza e difesa popolare, cioè l'attivazione delle masse, no? E questa è anche la vocazione pedagogica. L'attivazione delle masse è con un valore unico, cioè quello di essere contro la guerra, contro il classismo e l'oppressione dei potenti e la lotta di interesse tra gli stati. E quindi questa insurrezione, lui, la prima indicazione diciamo tecnica che dà è quella dello sciopero generale, che è una tecnica della non violenza attiva, no? Poi dice, ovviamente, andando ovviamente non è stato descritto, no? Cioè qualora non funzionasse fino anche la guerra civile, no? Ma da parte sua è un po' la stessa posizione di Gandhi in quegli anni, dice: io da sagrario il sforzo della non violenza preferisco morire io stesso che commettere le violenze, io dallo sciopero generale passerò a altre forme estreme di disobbedienza civile. Ma ovviamente per tutti gli altri, non solo per il socio della non violenza, è comunque il momento, perché la guerra è in attura, di fare qualche cosa, cioè facciamo qualche cosa. E questo viene interpretato subito dopo, sono state ricordate giustamente quanto Matteotti abbia ispirato anche della resistenza armata, no? Le brigate Matteotti, ma la sua coerenza, mi ha ricordato questa parola chiave, coerenza è una delle parole chiave della non violenza, coerenza, continuità e convinzione, perché i risultati non vengono
mai raggiunti in pochi minuti, no? Nella prospettiva della non violenza. Beh, Matteotti ispira anche i gruppi clandestini nel 1938 nel Ferrarese, che poi si sviluppa altrove, guidati dalla maestra Alda Costa, che era stata discepola di Matteotti, che coinvolgono il giovane, che sempre il nostro Daniele lui in una bella espressione chiama il giovane luminoso della non violenza, Silvano Balboni, che è un ragazzo, insomma, che ha soli 20 anni, faceva la staffetta appunto clandestina in bici, antifascista, contro il nazismo, ha contribuito a salvare questi grandi comunisti ebrei e ha iniziato a costruire già sotto il fascismo quelli che sarà, grazie all'indicazione di Gavrini, l'esperienza dei centri di orientamento sociale, cioè la discussione democratica dei cittadini per scrivere poi la Costituzione democratica. E da lì, dall'indicazione dei boss, viene a quelli che sono i nostri costituenti il rifiuto della guerra. Cioè quella è un'espressione che poi viene formalizzata, ma che è un'indicazione popolare. E Matteotti era il deputato del popolo, no? Quindi un'indicazione matteottiana, questo si può dire. Ma ispira addirittura i gruppi partigiani non violenti, perché ci sono stati dei gruppi partigiani, insieme nelle montagne, insieme agli altri gruppi, che giravano un po' come Riccardo Pederini, con i fucili ma senza i colpi, quindi solo la deterrenza ma senza poter uccidere, vista poi le stime, o anche proprio gruppi di sabotatori, dei boicottatori, perché anche questo vorrei ricordare, nella non violenza il sabotaggio è una tecnica della non violenza, certamente estrema, no? Per esempio da attuare ora in una guerra in Ucraina. E il sabotaggio è lecito. Noi come movimento non violento ricordavamo anche il piena guerra fredda, una marcia con gli Assisi nell'81, ovviamente io non c'ero. C'era proprio Pietro Pirna, che è stato il primo obiettore di coscienza al servizio militare in Italia nel 1948, e corrono tra l'altro 50 anni dalla prima legge di istituzione di coscienza al servizio militare, e la prima proposta nel 47 si chiamò Mozione Matteotti del Congresso Socialista. Carolina diceva: non sono i Brezhnev, e quindi noi vogliamo dire, non sono i Putin, Zelensky, Biden a costruire le armi, ad andare in guerra, no? A decidere che la guerra duri, ma siamo noi che dobbiamo opporci, siamo noi che dobbiamo evitare che ci tolgano i soldi dalle tasse, cioè le tasse per finanziare armi. Sono i nostri parlamenti che decidono, e lo decidono, di applicare invece della via diplomatica della pace, la via della logica militare di potenza. E siamo noi che, se davvero vogliamo fare qualcosa per la pace, se vogliamo essere antimilitaristi, obiettori di coscienza, come ci hanno insegnato Gavrini, Matteotti, eccetera, eccetera, allora dobbiamo attuare anche le azioni più estreme, come il boicottaggio, il sabotaggio. Per esempio, settimane fa, i ferrotramvieri della Bielorussia, che adesso sono quasi tutti, sono stati arrestati dai pesti, e non manca ancora troppo poco la solidarietà internazionale, si sono rifiutati di trasportare il materiale bellico dalla Russia in Ucraina. Cioè questa è l'attuale, la forma concreta, contemporanea, dell'obiezione di coscienza. Così come attualmente, io penso che anche la figura di Matteotti è capace di ispirare ancora oggi queste iniziative, ci sono obiettori di coscienza sia in Russia sia in Ucraina che non possono uscire dal paese, che quando escono per esempio i russi, perché gli ucraini poi non possono uscire, non vengono accolti ancora dall'Europa. Infatti abbiamo depositato come movimenti internazionali della pace e del disarmo, come Resist International, ITOR, ERP, quelle del fucile spezzato, vedete qua, che è un'altra forma attiva, no? Che fa capire che bisogna fare proprio un'insurrezione per la pace. Una lettera al Consiglio d'Europa e ai membri dell'Assemblea parlamentare europea, l'abbiamo presentata anche alla Camera dei Deputati, la Rossina, la settimana scorsa, in cui si chiede la tutela del diritto degli obiettori di coscienza, di settore, di evidente la leva contro questa guerra. Noi speriamo che l'Italia sia, come si augurava anche Matteotti, all'avanguardia della pace, no? Non solo contro la guerra attuale, ma anche capace di porre quegli strumenti che non rendano più possibile la guerra. Tra l'altro, un emendamento del genere, il consigliere Di Bene ricordava la guerra di Jugoslavia, l'Italia era stata capace di farla negli anni 90, cioè c'era un emendamento in cui si riconosceva a tutti i giovani dei Balcani, a tutti, e tutti i nazionali Balcani, non scegliendo solamente una parte, di poter essere accolti con uno status diplomatico di rifugiato politico qui in Italia. Io penso che questa sia un'iniziativa da rivedere. E andando poi verso la conclusione,
mi piace ricordare anche, è stato ricordato prima, no? Quando è stato arruolato contro ogni logica praticamente, proprio per reprimerlo, per censurarlo, perché qual è l'arma della non violenza che Matteotti sapeva usare in maniera inevitabile? Quella, la forza della verità, cioè della parola politica, dello studio, veramente portato all'estremo e anche all'estrema efficacia. E quando nel corso degli ufficiali gli viene, diciamo, imposto di fare il giuramento, Matteotti dice: per fortuna fu un giuramento collettivo, questo mi permise di non dichiarare nemmeno un lembo della mia coscienza a favore, diciamo a favore, in accordo a quello che è lo strumento militare per cui si stava giurando. E analogamente, diciamo, sono proprio due scritti similissimi alla fine di questo libro, infatti sono riportati insieme uno dopo l'altro. Pierrovina, primo obiettore di coscienza in Italia, dice: al giuramento collettivo, quello con cui qua decise, diciamo, la diserzione con l'obiezione di coscienza, il fatto che tutti dichiarassero invece di "io giuro", io con una volgarità che aveva un'assonanza, non diciamo, non la ripetiamo, mi fece capire che quello che io ho provato e che avevo iniziato a imparare dalle indicazioni di Claudio Baglietto, Gardini, Matteotti, doveva mostrarsi nella vita quotidiana come un elemento di nettezza e purezza morale, di coerenza, no? E quindi non potessi mischiarmi nemmeno in silenzio a questo giuramento, ma far sì che altri giovani dopo di me non avessero paura di essere messi al muro e fucilati, di finire in carcere, ne finiranno tanti fino al 72 in Italia, e quindi di arrivare alla legge. E chiudendo quindi quel intransigente sovversivo che era Matteotti, come lo definì Gobetti, quando venne ripubblicato proprio a Ferrara, già durante, insomma, nel periodo del 46-47, questo articolo di Gobetti, il sottotitolo che venne messo fu proprio quello di "obiettore di coscienza e pacifista", su Silvano Falcone farlo, anche non c'è scritto. E in corsivo c'è un'indicazione veramente bellissima. Dice: noi giovani che eravamo contro la guerra, che non volevamo imbracciare le armi, che abbiamo lavorato per la pace, non volevamo che di fronte ai 70.000 disertori obiettori inglesi, ai 110.000 statunitensi, in Italia ci fosse solo il ricordo di Matteotti. Noi volevamo inverare la sua indicazione. Io penso che noi dobbiamo ancora oggi inverare le sue indicazioni contro la guerra, che ci indicano vie concrete contro la guerra e gli strumenti che la rendono possibile. Grazie. Grazie, nessuna conclusione ovviamente, è stata una discussione davvero interessante, di altissimo livello. Voglio partire anch'io con dei ringraziamenti sinceri agli organizzatori, innanzitutto all'AMPI, che in questi mesi in Italia è stato, come sapete, pesantemente e a mio avviso vergognosamente attaccato per aver tenuto una posizione molto chiara sulle responsabilità della guerra in Ucraina, perché l'AMPI nazionale da subito ha indicato chiaramente chi era l'aggressore e chi era l'aggredito, non ha avuto ambiguità, non è stato in mezzo. E tuttavia, solo per aver osato obiettare all'invio delle armi, come alcuni di noi, paruta pattuglia di parlamentari, si è trovato appunto nel girone infernale degli amici di Putin, di quelli che non riconoscevano la gravità della situazione, la gravità dell'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina. Ecco, quindi credo che l'AMPI vada ringraziato in maniera particolare, perché appunto è stata in prima linea a portare avanti una posizione, come lo è stata pure la CGIL, a partire dal suo segretario, che anche sabato scorso alla manifestazione a Piazza del Popolo ha chiuso il suo intervento insistendo su una offensiva innanzitutto culturale e morale per mettere la guerra fuori dalla storia. Sembrano, diciamo, come dire, invocazioni un po' naif, e invece non lo sono, perché è evidente che viviamo una fase di regressione, siamo in una fase di regressione culturale, morale,
e penso soprattutto alle giovani.